Madre di Cristo, Madre della Chiesa, Madre della Divina Grazia, Madre Purissima. Come tutti gli anni, io personalmente con Tele Diamante sono qui per la festa di San Biagio. E questa sera è una serata particolare anche perché il nostro Don Eugenio mi aveva raccomandato di essere qui e io puntualmente sono stato qui a riprendere tutta la cerimonia. E tra gli ospiti di riguardo, questa sera abbiamo Don Ernesto, con il quale già abbiamo dialogato di quello che è il mondo giovanile e anche il mondo religioso, con lo sport anche, che noi abbiamo seguito con Tele Diamante. Benvenuto tra noi, Don Ernesto. Ecco, come vede la religiosità dei diamantesi, anche se col coronavirus non siamo numerosi? Certo. Beh, innanzitutto sono stato colpito dall'accoglienza di questa comunità, dalla fraternità innanzitutto dimostrata dal parroco, Don Eugenio. Mi è apparsa immediatamente una comunità coesa, ben motivata, alla scuola di questo santo così importante, così particolare, quale è Biagio, vescovo e martire. Pertanto vedo all'orizzonte frutti copiosi che certamente il mio confratello raccoglierà dopo aver largamente sparso, seminato. Bene, andiamo da Don Eugenio. Don Eugenio, la parrocchia, prima di prepararsi per questa festa di San Biagio, col coronavirus come si è comportata? Abbiamo cercato, come tutte le altre parrocchie, di rispettare, diciamo, le indicazioni sia dello Stato che della Chiesa. E la parrocchia ha risposto bene e abbiamo visto anche i cambiamenti, la comprensione della gente, e le nostre direttive sono state rispettate e io vorrei approfittare di Tele Diamante per ringraziare tutti quanti di questa collaborazione, perché è di questo che si tratta. Anche con l'amministrazione comunale abbiamo cercato sempre di mettere le idee insieme per tutta la cittadina di Diamante. Ma si è notato un crescere della povertà? Sicuramente, perché e non è una cosa che è legata solo a Diamante, diciamo col mondo, tutto il mondo. Sì, perché abbiamo notato uno spogliamento in tutte le strutture, le istituzioni, le famiglie, però stiamo cercando nel nostro piccolo di incoraggiare tutti quanti, di fare in modo tale che possiamo guardare l'orizzonte con tanta speranza. Che bello. Sì. Don Ernesto, ecco, la fede ci fa affrontare anche questa pandemia. Beh, certamente la pandemia ci sta mettendo a dura prova ormai da tempo, ormai sì, da più di un anno, ma la fede rimane quel bastione sicuro, quella roccia alla quale aggrapparci nei momenti di tempesta. Quando la burrasca sembra imperversare, sappiamo che il Signore non ci lascerà affondare, ma ci permetterà di rimanere a galla. Del resto, come diceva Don Eugenio, la speranza deve animare i nostri cuori. Dobbiamo poter guardare al domani con occhi fiduciosi, sapendo che il Signore eliminerà finalmente un giorno dal mondo questa gravissima condizione di sofferenza, per riportare il sereno, per riportare finalmente la normalità, potremmo dire, che ormai sembra essere un miraggio lontano. Da troppo tempo siamo costretti, ecco, a indossare le mascherine, a vivere tutte le precauzioni necessarie, ma tornerà la normalità. Bisogna avere fiducia. Ecco, San Biagio, santo martire, perché? Beh, Biagio ebbe il coraggio di rinnegare gli idoli, di non cedere alle seduzioni del mondo per bocca dell'imperatore, dei potenti di quel tempo, per testimoniare con la sua vita, con le sue parole, con le opere, la fede nel Signore. È famoso l'episodio che ci riporta la tradizione del suo gettare in acqua un sacco con all'interno tutti gli idoli, per poi chiedere all'imperatore di verificare se avessero il potere di riemergere. Questo naturalmente gli costò molto caro.
costò il suo sangue e la sua vita anche attraverso tormenti molto dolorosi, ma oggi è riconosciuto, amato e ammirato, potremmo dire, tra i santi certamente più prodigiosi della storia del cristianesimo. Molti ricorrono a lui per il mal di gola o comunque per i problemi legati all'apparato digerente, ma certamente c'è molto altro nella figura di quest'uomo che sapeva guarire, da medico qual era, non solo del corpo ma anche dello spirito, non solo gli uomini ma anche le bestie. Pare che si preoccupasse anche di guarire gli animalucci ammalati. Don Eugenio, in programma, anche se l'epidemia ci ha costretti a una festa limitata, però visto che il paese è più illuminato di prima, illuminato perché? Allora, noi abbiamo sempre celebrato Cristo come la luce del mondo. Dicevo che abbiamo sempre celebrato Cristo come la luce del mondo e i Vangeli. In tanti passi, in tanti brani, no? Abbiamo questa dimensione della vita di Cristo. Se vi ricordate, il 6 gennaio, quando abbiamo fatto la festa dell'Epifania, questa stella che appassa al mondo, questa stella, queste luci che abbiamo messo, che quest'anno sembrano ancora più belle, proprio per indicare che il cristiano, no? Deve guardare sempre a questa luce, deve avere sempre questa luce dentro, perché in fondo questa luce è Cristo stesso che illumina la nostra vita, la nostra storia, che ci fa capire che tutto è nelle sue mani. Ecco perché abbiamo, dopo Natale e per la festa di San Biagio, abbiamo messo queste luci anche per dare un po' di vita. Molto più belle quest'anno. Esatto. Quindi più vita, soprattutto in questo periodo, come l'ha detto Don Ernesto, in questo periodo possiamo dire un po' di oscurità per tutti quanti noi, perché non è che l'orizzonte si intravede bene. Allora queste luci, attraverso queste luci noi vogliamo dire che la luce di fede non tramonta mai. Mancherà quest'anno la parte ludica della festa, le crispelle, le tarandelle, però abbiamo fede, saremo felici in nome di San Biagio. Sì, e in fondo non perdiamo niente, la festa non perderà il suo colore, perché abbiamo in programma, come abbiamo fatto ogni anno, abbiamo tutte le celebrazioni, le funzioni, e come ha detto Don Ernesto prima, la nostra comunità ha dato una risposta forte. Questo tempo di novena per noi è stato, come possiamo dire, lo stiamo accogliendo come un tempo di ritiro, un tempo di spiritualità, un tempo in cui le persone di nuovo, no, si lasciano, diciamo, rinfrescare, no, da Cristo, dalla sua parola. Ecco perché il giorno della festa avremo tutte le messe. Quest'anno non ci sarà la processione, come sappiamo, però la mattina presto alle 7 daremo questi tre colpi, per mantenere questa tradizione, per far capire a tutti quanti che oggi è festa 3 febbraio e San Biagio. Grazie. Ernesto, cosa vuole dire ai nostri fedeli? Vediamo un po'. Beh, sicuramente faccio a tutti voi gli auguri di una buona festa patronale, che possa essere un momento di aggregazione e di crescita nella fede, nell'amore reciproco, nella carità. Al di là delle limitazioni, pur necessarie, ciò che conta è la predisposizione del cuore, che ognuno senta nel cuore che questo santo non si stanca di intercedere per la popolazione di Diamante. Ed essere sorridenti come noi. Sempre, sempre sorridenti. Noi l'aspetteremo senz'altro qui a Diamante come ospite. Speriamo che finisca presto questa pandemia. Perché no? Andiamo a pranzo da Don Eugenio. Io vi devo ringraziare per questa festa. Noi teniamo moltissimo alle feste patronali, quella dell'Immacolata e San Biagio. E dopo le feste natalizie aspettiamo con ansia San Biagio. Grazie a tutti voi e buon San Biagio. Buon San Biagio. Grazie. Tanti auguri. Grazie.